Devo ammettere che ho anche un po' di disagio a fare questo video, però qualcuno deve farlo. Contestualizziamo un attimo l'argomento. Negli ultimi tempi, nelle ultime settimane, avevo ricevuto commenti molto strani. C'era gente, c'erano certi utenti che mi scrivevano ossessivamente commenti che ruotavano attorno a una parte anatomica del corpo, la parte finale dell'intestino crasso, colon retto. E erano piuttosto ossessivi su questo argomento, ma non mi sembrava a livello anatomico. Non mi sembrava che quella gente, quegli utenti fossero laureati in medicina o in biologia. Erano ossessionati però da questa parte del corpo. Non capivo perché. Ed erano oltretutto anche ossessionati dalla sostanza che generalmente esce da quella parte del corpo dopo essersi nutriti, vale a dire le feci. Ma anche lì la loro ossessione non era certo a fini medici o scientifici. Ma la cosa che mi ha sorpreso più di tutti è stato l'ultimo video di Conchi Lai, che ha fatto una sorta di video satira, credo lui la intendesse in quel modo, un video satira, ma che anche lì c'era un'ossessiva ripetizione di argomenti e parole legati allo sfintere anale. Allora io ho iniziato a insospettirmi. Ma cariatei, perché c'avete questa ossessione per lo sfintere anale? O inizia a essere un'ossessione. Sempre a parlare, sempre a commentare di quello. Argomenti ruotano attorno al retto e alle feci. Come Mario Mieli. Io avevo fatto un video, infatti, in cui parlavo di Mario Mieli, un ateo comunista, e che lui era ossessionato dallo sfintere anale e dalle feci. Faceva anche un'attività, insomma, non proprio nobile, chiamata coprofagia. Ora, io non vi accuso di coprofagia, ovviamente, spero che voi non facciate quell'abominio. Però effettivamente a me questa ossessione un po' mi insospettisce. Perché è un'ossessione. È come se un canale iniziasse a parlare continuamente a quanto sono belli i bambini, a quanto è bello il corpo dei bambini. Cioè, uno, anche se non vuol pensare male, il sospetto gli viene. Quindi mi chiedo umilmente, perché questa ossessione per quella parte del corpo? Fini sessuali? Ma io da quando vado a scuola, fin dalle elementari, che mi viene insegnato che lo sfintere anale fa parte dell'apparato digerente, non dell'apparato sessuale. Non ci sono organi per l'orgasmo nell'ano. Non c'è produzione di cellule sessuali. Sono produzioni di cellule e molecole che servono per la digestione e per l'espulsione delle feci. Quindi anche la cosa sessuale verrebbe un po' a cadere. Eppure però voi ce la mettete sempre. Ma ve lo chiedo in ginocchio, perché questa ossessione? Se poi pensate che citare costantemente le feci faccia ridere, secondo me non fa né ridere. E non ci fate neanche proprio una bella pubblicità, perché se il vostro obiettivo è convincere chi è titubante nel credo ad abbandonare la Chiesa Cattolica o qualunque religione per venire da voi, insomma, dirgli che voi parlate ossessivamente di feci e ano,
Non è secondo me proprio una grande pubblicità, ve lo dico sinceramente. Poi magari voi ci avete dietro una strategia di marketing talmente avanzata, io non comprendo. Però francamente non ho ricordanza di pubblicità di marketing che basavano tutto su l'ano, sul di dietro, ecco, io. Una pubblicità di marketing del genere per sfondare avete appunto bisogno di dietro. Era carina questa, eh? Sicuramente più carina di ripetere ossessivamente Ano. Però, per carità, ognuno le proprie strategie di marketing, ognuno la propria ossessione. Siete un po' strani, cari. Pochino, pochino.